Di scuole così in Italia ne servirebbero altre 40.000. Queste le parole del vice ministro all'istruzione Anna Ascani, presente oggi a Pesaro all'inaugurazione della nuova scuola di Via La Marmora. Parole che la dicono lunga sull'eccezionalità in termini di edilizia scolastica che rappresenta il nuovo istituto che è stato intitolato ad Antonio Brancati nel quartiere di Pantano. La prima pietra fu messa dal ministro Gentiloni. Oggi l'Ascani, che anche la delega ministeriale all'edilizia scolastica, ha presenziato al battesimo della scuola assieme a tutto al corpo docenti, agli studenti e a tanti amministratori del territorio. Una scuola all'avanguardia, costruita su un investimento di 4 milioni di euro, 800 mila dei quali ottenuti attraverso bandi per progetti di efficientamento energetico. Quest'estate siamo ripartiti dalla cultura, oggi ripartiamo dal sapere, dalla scuola. Vogliamo che i nostri figli vadano a scuola in massima sicurezza e quindi tutti da lunedì dovranno rispettare le regole, lavare le mani, portare la mascherina fino al banco, misurarsi la febbre e mantenere le distanze. Però lo facciamo anche cercando di mettere al meglio le nostre scuole, organizzandole al meglio dal punto di vista dell'edilizia, e lo facciamo inaugurando una scuola alla quale tenevamo tantissimo, perché questa è una scuola, una delle migliori d'Italia dal punto di vista dell'efficientamento energetico. Abbiamo ottenuto un finanziamento del GSE grazie a questo, davvero una scuola di altissimo livello, con una luminosità, una climatizzazione ottima e un risparmio energetico quasi totale, perché è una scuola quasi a consumo zero. Quindi siamo davvero molto contenti, non c'era modo migliore per iniziare questo anno scolastico con questa nuova scuola. Andremo avanti non solo negli interventi di straordinaria manutenzione, ma anche nel fare nuove scuole. Qui di fianco faremo una nuova palestra, poi faremo la nuova scuola Dante Alighieri e stiamo cercando i finanziamenti per fare una terza scuola nuova, speriamo, diciamo, prima che finisca il nostro mandato. Quindi grande determinazione nel cercare le risorse europee che arriveranno per tutta la città, in particolar modo per il settore del sapere della scuola. Questa è una scuola assolutamente innovativa e noi siamo strafelici di poter accogliere i nostri alunni in un istituto del genere. Come dicevo prima, l'ambiente di apprendimento fa scuola e questo è un ambiente di apprendimento al top, sotto tutti i punti di vista, sia dal punto di vista tecnologico, del risparmio energetico, ma come potete vedere anche lo spazio fisico delle aule, queste vetrate, gli spazi, gli atri, tutto contribuisce e contribuirà a far sì di che i nostri alunni crescano in maniera consapevole. Non solo scuola di Via La Marmora, l'Ascani a Pesaro ha ascoltato anche richieste e esigenze di tutte le componenti del mondo scolastico, dagli insegnanti e dirigenti scolastici fino agli amministratori. Non solo edilizia, ma anche graduatoria, lotta al precariato e una scuola troppo spesso strumentalizzata nella disputa politica. Lei poco fa ha detto che sulla scuola si misura, sulla riapertura delle scuole si misura il paese e non il governo. È così, questa è una questione che riguarda tutto il paese, che riguarda dal personale della scuola agli enti locali, alle regioni e naturalmente il ministero, i ministeri coinvolti, la salute, i trasporti, naturalmente il nostro ministero, ma va oltre, perché questa vicenda della scuola riguarda quasi 30 milioni di persone, se andiamo a vedere le famiglie, le persone coinvolte indirettamente. Non può essere una questione di una parte, questa è una questione di tutti, e chi la resa una questione di parte, secondo me, ha fatto un cattivo servizio al paese. Il lunedì si apre, quindi dubito che qualcuno in queste ore possa prendere una decisione diversa. Dopodiché il calendario scolastico è una competenza regionale. Da sempre le regioni hanno deciso quando iniziare l'anno scolastico, lo hanno deciso anche quest'anno. Per me è importante ricominciare, perché è chiaramente un segnale di ripresa che si dà al paese, ossigeno. Quando riaprono le scuole si dà ossigeno alla ripresa, alla ripartenza, e quindi è importante che si riparta, naturalmente tenendo presente che bisognerà imparare facendo. Mai come quest'anno si imparerà facendo.